Buonasera agli ascoltatori di Varese Press, siamo a Baceno al Vecchio Scarpone, un locale molto particolare. Come mai l'avete chiamato Vecchio Scarpone? Ma è un'idea che è nata da mio figlio che all'epoca, quando dovevamo aprire il locale, aveva 12-13 anni e siccome lui suonava la fisarmonica e era appassionato degli alpini, ha pensato a questo nome così un po' particolare che all'inizio ci suonava un po' strano, però poi ci abbiamo fatto l'abitudine e siccome un nome un po' che richiama la montagna, richiama l'ambiente alpino, ci è sembrato una cosa simpatica. In effetti, col tempo è piaciuto anche ai nostri clienti. Voi siete gentili, fate cucinare, cucinate a tutti gli orari, a differenza magari di altri vostri colleghi. Come mai tutta questa apertura, verso il cliente, diciamo? Ma siamo comunque qua lo stesso, cerchiamo di offrire la possibilità al cliente che passa, che ha necessità comunque di mangiare, che possa trovare qualcosa da mangiare, perché comunque siamo in un territorio turistico, è brutto sia per il turista che soprattutto per la gente che è qui di passaggio per lavoro, ancora peggio, de deve avere la possibilità di trovare comunque qualcosa da mangiare. Quindi ci adeguiamo, siamo qua lo stesso e nei limiti del possibile cerchiamo di accontentare il cliente, di non mandare in giro nessuno, di non lasciare nessuno senza cena, senza pranzo. Avete anche le camere, naturalmente, per chi vuole fermarsi. Certo, abbiamo 12 camere e quindi lavoriamo, siamo aperti tutto l'anno, facciamo solo un piccolo periodo di chiusura a novembre. Ecco, torniamo agli scarponi, vediamo un po' che avete una collezione unica. Ma sì, perché col tempo poi i nostri clienti, ogni tanto qualcuno ci porta uno scarpone che ha trovato in soffitta o gli vecchi scarponi da militare addirittura o dei vecchi scarponi da sci che si usavano tanti anni fa quando ancora non c'erano le cose moderne e quindi li esponiamo. Avete trovato un elemento caratteristico particolare, diciamo. Bellissimo, poi quello fatto in legno Sì, e. questo ogni tanto poi troviamo qualche scultura in legno, adesso si usa scolpire il legno, qualche appassionato e quando ci capita l'occasione, questo è proprio stato scolpito da uno scultore qua nella zona. Un pezzo unico, mi Sì, diceva. è un pezzo unico, Ecco, se ce lo fa intagliato vedere. in un pezzo unico. È tutto in È legno. tutto in legno, sì. È anche molto Anche la parte pesante. sotto. Sì, ha una suola che sembra vera. Infatti molte persone vengono a toccarlo e dicono: "Ma questo non è legno", invece Invece. sembra resina, sembra una cosa in plastica quasi, invece è E c'è pure il legno. topino. C'è pure il topo e il gatto che esce da sopra. Ah, ecco il gatto là sopra. Bello, bello, particolare. Va bene, che cosa cucinate di particolare in questo locale? Ma solitamente le cose più richieste, soprattutto dal turista di passaggio, sono i piatti tipici come la polenta e le carni miste, in particolare selvaggina, capriolo, cinghiale, cervo, polenta e funghi, poi gnocchi ossolani e le cose tipiche che si possono trovare in montagna. Va bene, grazie, è tutto da Varese Press.